Ciao a tutti e ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Allora, io ho questa postazione e spero vivamente che la luce mi sia di aiuto, perché se apro la finestra sentirete il mondo di fuori dei lavori, quindi non mi pare il caso. Allora, inizio subito a dirvi che oggi andremo a preparare i biscotti di pasta frolla fatti a fiore. Allora, aspettate un momento che prendo la ricetta. Allora, intanto, come prima cosa vi voglio far vedere il mio risultato, qual è stato. Questa è una prova che ho fatto ieri. A me ricordano molto quelli della tonna. E considerate che ovviamente ho messo il colorante alimentare nella pasta frolla ed ho realizzato questo fiore che ora andremo a vedere come insomma si realizza. E poi faremo anche dei fiorellini piccolini, sempre stile tonna. Siccome poi mi avanzava un po' di colore, ho fatto un po' delle prove e mi sono usciti questi biscotti fatti così, che credo siano veramente particolari. Poi sapete, a me piace molto sperimentare, quindi qui posso dirvi che ho utilizzato, questo sembra tipo un grigio color Tiffany e qui era uscito fuori il nero, però poi cuocendoli diciamo i colori si sono accentuati, perché questo di partenza era un rosso ed è uscito quasi un rosa. E devo dire che insomma l'effetto è molto particolare, mi piace molto. E poi più avanti, magari in un prossimo video, faremo sempre diciamo collegato al fiore dei pasticcini, chiamiamoli così, che poi dentro sono colorati, anche se purtroppo da qui la luce non rende, quindi non posso farvi vedere bene. Comunque, bando alle ciance, questi erano i lavoretti che ho preparato ieri. Allora, io ho fatto la pasta frolla bicolore, eccola qua, una così e una così. Allora, adesso vi lascio subito gli ingredienti: sono 300 g di farina, poi 150 g di zucchero, 150 g di burro a temperatura ambiente, poi questo è facoltativo, un pizzico di lievito per dolci, vedete voi, io l'ho voluto aggiungere. Poi io ho messo un uovo, poi ho messo anche l'aroma alla vanillina perché non avevo la scorza di limone, un pizzico di sale e per ovviamente avere il colore bello nero marrone, insomma, per fare poi ecco questi fiori, io ho utilizzato 5 cucchiai pieni di cacao, quello zuccherato però. E questo praticamente è il risultato che ho ottenuto. E niente, ora ci vediamo per la realizzazione di questi fiori. Allora, se avete un tagliapasta sarebbe meglio, io utilizzerò un bicchiere perché a me serve la circonferenza, e vi servirà un coltello, ovviamente poi mattarello per stendere la pasta e un pochino di farina. Ci vediamo fra poco.